Sembra che stiate per traslocare. Giacche abbandonate in un angolo, calzini arrotolati dietro nascosti sotto le poltrone, mutande sporche buttate sul letto, vestiti accartocciati sul calorifero che non si sa se sono puliti o sporchi, fumetti sparsi sul divano, libri che giacciono ovunque sul tavolino, pezzi di puzzle e di Lego che compaiono magicamente quando quell'unica volta in cui stai camminando senza pantofole. Non c'è una superficie della casa che non contenga degli oggetti dei tuoi bambini. Fai la domanda? Mettete a posto, per favore. Ti assicura una risposta del tipo: fallo tu se ci tieni tanto. Con diverse varianti possibili in base all'età dei tuoi bambini o ragazzi. E tu ti dici che già il tempo è poco, e se in più quel poco tempo lo devi passare a inseguire i tuoi figli perché mettano a posto e sistemino, che fatica! Se ti ritrovi in questa situazione e vorresti trovare un modo per accompagnare i tuoi bambini e insegnare loro a mettere a posto, senza dover per forza passare attraverso negoziazioni infinite, litigi, crisi, tensioni di ogni tipo, sei al posto giusto. Non è e non sarà una pillola magica grazie alla quale i tuoi bambini e ragazzi, come per magia, inizieranno a diventare le persone più ordinate dell'universo. Soprattutto, anche qui poi entra in gioco, il temperamento dei tuoi bambini e le vostre abitudini. Però la prima cosa fondamentale con la quale mi sono dovuta scontrare a un certo punto quando i miei bambini erano piccoli all'inizio, è che credo contribuisca al 90% al nervoso galattico che molti adulti si fanno quando si riconoscono in questa situazione, è quella di dare per scontato che mettere a posto, beh, mettere a posto, facile, mettiamo a posto. Cioè che sia normale, naturale, che nel momento in cui tu proponi ai tuoi bambini di mettere a posto, loro abbiano voglia, loro sappiano farlo e ti seguano volentieri nel fare questa cosa. E questo fin dalla più tenera età. A volte vediamo situazioni in cui, non so, all'asilo nido ci sono, oppure nei film ci sono queste canzoncine e filastrocche, bambini che super volenterosi partecipano, mettono a posto, e sicuramente questo succede, ma succede perché è stato creato un certo tipo di contesto favorevole che ha permesso ai bambini di sviluppare questa abitudine e di sentirsi partecipi nel farlo e quindi volenterosi di partecipare. E se non prendiamo in considerazione qual è questo contesto? E non lo mettiamo in atto anche nelle nostre case, sarà difficile arrivare allo stesso risultato entusiasta. Quindi la prima cosa è proprio quella di darci e darti delle aspettative realistiche rispetto all'età dei tuoi bambini, alla loro fase di sviluppo e anche rispetto a chi sono i tuoi bambini oggi e a chi, come funzionate voi come famiglia. Quindi c'è sicuramente l'elemento di guardare nella media a grandi linee quali sono le fasi di sviluppo e quanti, in base all'età che hanno i tuoi bambini, di riconoscerli, di inserirli all'interno di questa fase, ma c'è anche una parte importante di osservazione di chi è il tuo bambino o la tua bambina e di capire quindi qual è il punto di partenza. Chiarito il punto di partenza, potete certamente chiarire il punto di arrivo, l'aspettativa che vorreste, ma soltanto prendendo in conto da dove partite potrai disegnare o immaginare un percorso per tappe intermedie che abbia senso. Mi ricordo che quando la mia bimba primogenita, che adesso non è più bimba, era piccolina, non sapendo niente di tutto questo, mi aspettavo che nel momento in cui a 1 anno e mezzo avessimo sparso in giro per casa tutti i mega pezzi giganti del suo puzzle di allora e avessi detto: boh, abbiamo finito di giocare e ora mettiamo a posto, che fosse automatico per lei partecipare con me nel mettere a posto i pezzi di puzzle all'interno della scatola. Ero stupita nel vedere quando mia figlia, per esempio, per giocare, prendesse tutti i libri che si erano nello scaffale a livello basso della nostra libreria in sala e si divertisse a tirarli fuori dalla libreria senza avere nessun interesse particolare a leggerlo, ma semplicemente perché poteva farlo e perché stava esplorando le sue possibilità, il suo movimento, l'effetto che fa, il tocco, tutta una serie di cose che però io allora non sapevo. Questo non aver preso in conto come punto di riferimento il suo punto di vista e da dove partiva lei come bambina in quel momento mi ha causato sicuramente grande frustrazione e quindi ulteriori tensioni nel modo in cui mi approcciavo a lei e cercavo di coinvolgerla e di insegnarle, no? Cosa intendessi con il mettere a posto. Quindi ecco perché è molto importante partire da questo primo elemento, che per i bambini piccoli,
in generale per i bambini e i ragazzi, il concetto di ordine e il concetto di mettere a posto non è lo stesso che quello che puoi avere tu. In parte questo è vero per qualunque individuo, perché se ci fai caso, potrai magari aver sperimentato anche tu nelle tue relazioni come il tuo concetto di ordine, il tuo concetto di pulito, il tuo concetto di pulizia e di ordine non corrispondano necessariamente a quello del tuo partner o della tua partner, quello del tuo migliore amico, migliore amica e così via. La stessa cosa, in un certo senso, vale con i tuoi bambini, soprattutto quando sono ancora piccoli. Tenuto conto di tutto questo, come puoi fare allora nel concreto per creare proprio questo percorso di apprendimento per i tuoi bambini e ragazzi? Soprattutto con i bambini più piccoli, fai insieme a loro. Una delle cose, appunto, che creava tante tensioni, che ho visto creare tante tensioni in molte famiglie, è proprio quella di dire, boh, adesso che avevi finito di giocare, metti a posto. E aspettarsi che questo metti a posto sia chiaro nella mente dei bambini e che siano pronti a farlo in autonomia. Se ti ricordi, come abbiamo visto nel video, per esempio, relativo alle routine o a quello relativo all'uscire di casa, tante volte quello che per noi è un'unica azione, perché abbiamo già integrato e automatizzato tutte le microazioni che compongono la transizione, come per esempio uscire di casa, per i bambini invece non è per niente automatizzato, non è per niente chiaro e non è per niente scontato. Quindi, se ci pensi bene, la macroazione di mettere a posto è in realtà composta da tante piccole azioni. Ad esempio, se metti a posto vuoi mettere a posto una stanza, come nell'esempio che ho descritto all'inizio, la prima cosa da fare, cioè la prima cosa, tra le cose da fare ci sarà, ok, separare diversi elementi. Una volta che hai riconosciuto diversi elementi, ogni elemento bisogna ricordarsi qual è il suo posto per andare a rimetterlo al suo posto e magari in quale forma. Quindi, ad esempio, se si tratta di pezzi di Lego o di costruzioni o di puzzle, di rimettere ognuno nella propria scatola. E magari prima di fare questo hai bisogno di separarli e di poter identificare in quale scatola va ogni cosa. Se si tratta di indumenti, avrai bisogno di identificare se sono puliti o sporchi. Se sono sporchi hanno un posto, se sono puliti ne hanno un altro, a chi appartengono, eccetera. Se si tratta di libri, di riviste, di fumetti, qual è il posto attribuito per ognuno di questi? E quindi vedi che quello che per te è, e qui stiamo soltanto comunque in generale, no? Quello che per te è, ok, metto a posto ed è chiaro nella tua mente qual è il risultato finale, quali sono le variazioni che devi compiere, per i tuoi bambini più sono piccoli, più tutto questo sarà assolutamente fumoso. Un altro elemento super, super importante è chiarire qual è il posto degli oggetti, perché soprattutto per i bambini piccoli, ma questo lo vedrai anche con i bambini più grandi, potrebbe non esserci chiarezza e intesa tra voi su qual è il posto degli oggetti. Quante volte non ti capita di sentirti ripetere, magari dai tuoi bambini, che tu gli dici, ma mettete a posto i fumetti, e loro ti rispondono, ma sono già a posto. Perché, questo mi succede spessissimo, perché per i tuoi bambini il fatto che i fumetti siano impilati e lasciati sul tavolino della sala va benissimo, mentre tu ti aspetti che i fumetti siano sistemati in un certo modo nello scaffale della libreria, per esempio. Per i bambini piccoli poi non ne parliamo, nel momento in cui fanno ancora fatica a astrarre i concetti, a tenerli a mente, l'ordine e il posto dell'oggetto è il posto in cui è, quindi se spesso e volentieri il pupazzo sta per terra e il pupazzo va per terra, quello per il tuo bimbino è il suo posto. Quindi c'è bisogno di spiegare e di rendere chiaro ai tuoi bambini quali sono i posti per ogni gioco o per ogni indumento, magari con delle etichette, magari con dei disegni, magari con dei contenitori trasparenti e magari coinvolgendoli nel momento in cui decidi di dare queste etichette o queste indicazioni o di dire che il primo cassetto è quello per le mutande e il secondo cassetto per le magliette a maniche corte. Perché non disegnare, non cercare insieme delle etichette da colorare e far colorare i tuoi bambini? O decidere un colore, o decidere che il cassetto di sopra è per le magliette a maniche corte e il cassetto di sotto è per le magliette a maniche lunghe? O che i peluche stanno nel grande contenitore verde, mentre invece le macchinine stanno nel piccolo contenitore trasparente? Un'altra cosa a cui non facciamo assolutamente più caso e attenzione è la modalità, il tono con cui proponiamo ai bambini di fare questa attività. Cioè, per noi adulti spesso il mettere a posto una roba, cioè che vorresti fosse già a posto, che magari non ti chiedi come mai siamo arrivati al punto in cui è tutto in disordine, e comunque è raro trovare qualcuno che dica la cosa più bella del mio tempo libero è riordinare. Tendenzialmente
lo vediamo come un compito, un dovere, un qualche cosa che anche se non ci piace, ci pesa un po', va fatto. E spesso, senza rendercene conto, investiamo anche con il tono di voce, il linguaggio del corpo, il modo in cui proponiamo questa attività ai nostri bambini, anche quando sono piccolini e anche quando per loro mettere a posto, o mettere quello che noi chiamiamo mettere a posto, è un'attività come un'altra. E quindi prova a pensare a che tipo di immagine trasmette ai bambini quando andiamo da loro dicendo: amore, però adesso devi mettere a posto. E su che bisogna mettere a posto, dai, con questa pesantezza, no? Prova invece a vedere cosa cambia quando trasformi il mettere a posto in un altro delle tante attività ludiche che fate insieme. Facendo per esempio delle gare tra voi, per esempio dicendo al tuo bambino: metti, vediamo chi mette per primo posto, tu fai le macchinine, io faccio il puzzle, vediamo chi finisce per primo. Oppure mettendo una musica e vedendo chi riesce a mettere più a posto nel tempo della canzone, oppure semplicemente mettendo un ambiente allegro all'interno del quale poter realizzare questa azione di famiglia e fare una sorta di festa. Il sabato mattina, festa grande, si rende bella e accogliente la nostra casa. Non ultimo, e questo vale per tutti attraverso le fasce d'età, più riesci a integrare il mettere a posto come nella routine e nelle abitudini quotidiane, e più poi diventerà nel tempo automatico e quindi meno liti e conflitti ci saranno intorno a questa cosa del mettere a posto. Quindi può essere una parte della sequenza della routine della sera, ad esempio, prima di andare a dormire si mette a posto, oppure una transizione tra un gioco e l'altro, prima di iniziare un gioco o di prendere un gioco nuovo si mette via quello di prima. Prima di preparare i vestiti per il giorno dopo, sistemiamo e riordiniamo i vestiti sparsi e sporchi che sono lasciati in giro nella stanza. All'inizio, naturalmente, ci sarà bisogno, come in qualunque altra routine, di coinvolgere i tuoi bambini e di partecipare insieme a loro in modo che inseriscano questa azione nella routine e probabilmente che tu faccia insieme a loro, che tu dia l'esempio, che tu partecipi insieme a loro nel fare questa cosa. Attenzione, a volte, soprattutto con i bambini più piccolini, intorno a, tra i 18 mesi e i 4 anni, i bambini è una fase d'età in cui i bimbi hanno tanta voglia di fare come te e di fare con te anche le azioni di compiti di casa, sparecchiare, apparecchiare, mettere le cose in lavastoviglie, mettere le cose in lavatrice, eccetera. E molto spesso noi abbiamo tendenza a impedirlo un pochino, a fare quando i bambini non ci sono, a fare noi perché noi facciamo meglio e perché a volte nel fare i bambini così piccoli creano piccoli disastrini a cui poi bisogna rimediare o comunque bisogna accompagnare i bambini a rimediare. E lo capisco con il cuore, allo stesso tempo tieni a mente che quella è una finestra temporale in cui proprio è naturale per i tuoi bambini avere questa spinta a partecipare, e più li lasci partecipare quando è un loro desiderio, una loro voglia, più diventerà facilmente parte integrante della loro routine, delle loro abitudini il fatto di darti una mano e di fare anche loro e di partecipare, più rinforzi il loro senso di autonomia, il senso di capacità personale, il senso di orgoglio, no? Del poter fare, avere una piccola responsabilità in casa, e meno avrai opposizioni e conflitti su altre cose finché sono piccoli, ma quando saranno più grandi, perché se fino a quel momento non hanno mai partecipato a nulla, sarà più difficile quando avranno 12, 13, 14 anni convincerli senza grandi litigi a prendere parte anche loro ai piccoli compiti della casa e della famiglia. Per i ragazzi più grandi, qualunque cosa sia successa prima, se hai ragazzi un po' più grandi, preadolescenza e poi adolescenza, l'ordine della loro stanza o in generale l'ordine può diventare una fonte di grandi conflitti e di grandi tensioni. Anche qui, come detto prima, è importante partire su delle aspettative realistiche. In parte è un po' fisiologico, diciamo così, in questa fascia d'età che i ragazzi trovino un qualche cosa su cui opporsi alle figure adulte di riferimento e che abbiano interessi altri rispetto a e priorità altre rispetto a tenere in ordine la propria stanza, naturalmente con le eccezioni in base al temperamento, in base alle abitudini costruite prima, eccetera. Ma per evitare il più possibile di fare il braccio di ferro intorno a questo tema del mettere a posto e lavorare comunque sul dialogo, prova a inserire dei momenti rituali di scambio in cui poter fare insieme, discutere insieme di possibili soluzioni con cui entrambi possiate convivere. Cosa significa? Significa poter dire: guarda, amore mio, io ho osservato in questi giorni che quando entro nella tua stanza trovo per terra di tutto. Vedo i calzini sporchi, vedo, non lo so, le crocchette del gatto, vedo i tuoi libri sparsi a terra, vedo quello che è. Per me è molto importante che partecipiamo insieme a rendere la casa comunque
igienicamente corretta e che puoi mettere, prenderti cura degli oggetti perché non si rovinino, che le cose sporche vadano lavate e così via. Vorrei, avrei bisogno del tuo aiuto per capire che soluzione possiamo trovare. Vuoi spiegarmi com'è per te? Quali sono le cose che ti ostacolano nel tenere a posto? Non voglio che arriviamo ogni volta a litigare. Capisco che se entro in camera tua e ogni volta sbuffo e mi lamento perché la tua stanza fa schifo, non sia il massimo. Quindi ti chiedo scusa se ho lanciato frecciatine e frasi pungenti che ti hanno ferito. Vediamo di trovare insieme una soluzione. Nel discutere di questo, nell'ascoltarvi a vicenda e poi nel mettervi d'accordo su una possibile soluzione, datevi anche appuntamento a distanza di una settimana o due per vedere com'è andata e vedere se c'è bisogno di sistemare e rifinire e modificare questo piano che avete fatto. Magari inserendo anche all'interno di questo piano degli accordi diversi tra gli spazi comuni e le loro stanze, perché ci possa essere anche un margine di autonomia maggiore sugli spazi che sono loro e però che si possano rispettare gli spazi comuni, facendo chiarezza su qual è, diciamo, lo standard minimo accettabile e, cosa molto importante e non per forza facile, cercando poi di non fare al loro posto, ma di responsabilizzarli davvero nel fare questo piano, nel vedere cosa succede quando il piano non è rispettato, nel accompagnarli a capire cos'è che gli impedisce di rispettare gli accordi e di che cosa possono fare per ovviare a questi ostacoli, in modo che sia proprio un percorso di crescita in cui i tuoi ragazzi possano, anche se lamentandosi, anche se brontolando, anche se ovviamente non diranno grazie mamma che mi sta insegnando a prendermi le mie responsabilità e a imparare l'ordine, ma che questo possa essere l'obiettivo finale, quello di responsabilizzarli, di renderli partecipi e autonomi in questo, nella parola data, e in cose che competono loro, anziché, come dire, salvarli e proteggerli dalle conseguenze di quello che decidono di fare o non fare. La pianificazione e l'anticipazione ti possono davvero dare una mano in questo, e in generale nello stabilire insieme ai tuoi bambini delle abitudini per l'ordine. E se ti stai dicendo che la grande crisi, sia nella pianificazione in generale, ma comunque in questi momenti di tensione, nasce quando bisogna mettersi a tavola, che è un grande argomento di grande conflitto spesso, ti do appuntamento alla prossima settimana e al prossimo video. Ti ringrazio.